Buon pomeriggio, sono Matteo Frigerio, speaker di Radio Mast. Siamo qui oggi con Wake Up, ma in preciso con chi siamo? Paolo Mansolillo. Bene, ti posso chiedere di cosa ti occupi in preciso? Sì, allora, io in questo momento sono semplicemente un appassionato di fotografia e video e sviluppo attraverso queste passioni i miei progetti. In futuro vedremo che cosa ne verrà fuori. Di cosa ti occupi di preciso? Allora, io sono un appassionato di fotografia e video, sto sviluppando i miei progetti attraverso queste passioni che ho, tant'è che il 1° di ottobre abbiamo presentato io e Marco Nicosia, appunto di Wake Up, il presidente di Wake Up, abbiamo presentato il nostro primo film documentario che prende il nome dall'omonimo libro Il motore siamo noi, che appunto racconta la vertenza della ex AIFO, ex FPT Industria di Pregnana Milanese. E questa è la parte video, mentre la parte fotografica sviluppo questi progetti editoriali e qui siamo alla seconda edizione di un progetto che si è sviluppato dal 2015 e ha visto appunto una prima edizione e proprio oggi esce la seconda edizione con una completa rivisitazione grafica, appunto è cambiato il titolo, sono cambiate diverse fotografie, ci sono diverse parti testuali inserite, ogni fotografia, quasi tutte le fotografie hanno un corpo testuale che spiega di che cosa stiamo parlando, dove siamo, identifica anche quei luoghi particolari che ho visitato per incontrare questi artigiani e non che appunto sviluppano questi lavori manuali. Prima ti voglio chiedere, adesso il titolo è quello che le mani non dicono. Esatto. Prima che titolo era? Allora, prima si intitolava Mani, però ripeto, questa è la seconda edizione completamente rivista e appunto quello che le mani non dicono perché c'è tutto un concetto filosofico che è stato sviluppato da una mia cara amica filosofa Sara Pasetto, che appunto cerca di capire questo legame che c'è tra appunto le mani, il lavoro manuale e ne fa tutto un complesso articolato sviluppo. Che tu hai voluto trasporre nel Sì, libro. perché diciamo lei è stata ispirata nello scrivere, perché c'è nella parte, è proprio l'introduzione del libro, e lei è stata ispirata da tutte le fotografie e le storie che queste fotografie portano con sé. Ma ti posso chiedere, un artigiano che ti è rimasto particolarmente impresso, una foto che la foto più che ti è rimasta particolarmente impressa tra tutte quelle Allora, di questo libro? ce n'è, allora, a parte il fatto che ho voluto iniziare la galleria fotografica con le mani di mio nonno, che quando eravamo in fase di editing, lui era ancora in vita, era l'ultimo mio nonno in vita, è mancato nello scorso luglio e quello che mi colpisce della tenerezza di questa fotografia, oltre al fatto che sono le mani di mio nonno dal quale prendo il nome, anche lui si chiamava Paolo, la cosa che mi colpisce è che lui ha passato una vita a utilizzare le mani per questi lavori manuali. Lui faceva il muratore. E lui è vissuto fino a 94 anni e nell'ultimo periodo lui utilizzava le mani per recuperare quella parte cognitiva, per non perdere la parte cognitiva, cioè gli facevano colorare dei fogli bianchi numerati e dei disegni dove lui a seconda degli spazi doveva riempire con un determinato colore. E quindi questa cosa di utilizzare quelle mani che erano state per tutta la vita, delle mani che producevano qualcosa, e nell'ultima parte della sua vita lui le ha utilizzate per recuperare e non perdere la parte cognitiva, è comunque una particolarità che fanno in tanti, però io ho questo legame particolare a mio nonno, da lui ho preso il nome e quindi questa è, diciamo, ed è la prima che apre la galleria fotografica. Che vuoi mostrare, Sì, vuoi sì, sì. farcela
non tutto, è solo... Va bene. Ed è questa. Infatti si vede queste mani di questo uomo anziano che colora questi fogli, che per noi può sembrare un gesto molto semplice, ma che per una persona della sua età è un gesto importante, perché appunto serve per non perdere quegli ultimi colpi, l'ultima parte cognitiva della mente, insomma. Assolutamente, bellissima. E poi un'altra fotografia, se mi posso permettere, è questa, che poi era la vecchia copertina del libro, che praticamente è un artigiano che ho incontrato all'inizio di questo viaggio fotografico. È un artigiano che non conosco il nome, perché l'avevo incontrato in questa piazza centrale di Casale Monferrato, cittadina fantastica che invito chiunque a visitarla perché è veramente bella, e mi aveva colpito perché era relegato in quest'angolo di questa bella piazza e lui aveva queste mani così consumate dal lavoro e impagliava cestini per chiunque li volesse acquistare, ed era molto ricercato. È assolutamente un prodotto artigiano di qualità, ovviamente credo sia giusto che sia ricercato. Ultime due domande, però sono proprio curioso. Quanto è durato il viaggio e quanti artigiani sei riuscito, per quel che ti ricordi comunque? Sì, allora, il viaggio è durato diversi anni. Chiaramente approfittavo delle vacanze estive piuttosto che altri momenti di vacanza durante il periodo lavorativo, perché io questo non lo faccio di mestiere per adesso, e è solo una passione in questo momento. E quindi... approfittavo di incastrare la vacanza con questo progetto. L'utile e il dilettevole. Esatto, ed è ufficialmente partito nel 2016, appunto con questo artigiano di Casale Monferrato, ma nel libro c'è qualche fotografia precedente, perché avevo sempre questa cosa, quest'idea di questo legame forte con il lavoro manuale, e nella mia introduzione lo spiego il motivo per cui c'è questa cosa che mi lega con il passato, perché comunque io sono cresciuto osservando i miei genitori, che erano due sarti, e le mie nonne, che ogni domenica e in ogni occasione loro impastavano, io provengo dal sud, e quindi loro impastavano qualsiasi tipo di bontà culinaria, e quindi questa cosa me la porto dietro dall'infanzia. Quindi avevo iniziato a fare questo progetto, infatti alcune foto risalgono anche al 2014-2015, ma un paio che avevo fatto in una manifestazione di Rho, tipo Prendiamoci cura, una cosa del genere, che c'era questa donna che impastava e mi ricordava mia nonna. E quanti più o meno? Allora, gli scatti presenti nel libro sono 59, però ce n'erano tanti altri che, per una questione editoriale, non si potevano mettere tutti, perché ovviamente abbiamo dovuto far combaciare le esigenze mie con le esigenze editoriali del mio editore, che ringrazio, la casa editrice Underground, e però credo di essere superato abbondantemente la centinaia, cioè 100, 150 più o meno, che ho nei miei hard disk, conservo. Assolutamente. E ultimissima domanda, andiamo un po' più sul generale. Due libri che ci senti di consigliare da leggere, in generale, tuoi o in generale? Ma allora, i miei prevalentemente sono libri fotografici con storie, quindi ho pubblicato anche di seguito alle disavventure della prima edizione, pubblicai Storie artigiane, che è una raccolta di 17 artigiani dove raccontavano le loro esperienze,
E poi ho pubblicato un altro libro sui campi di concentramento e di sterminio e avevo chiesto, proprio perché io non sono uno scrittore, avevo chiesto a ragazzi, ragazze, anche adulti, di mandarmi dei contributi dei loro viaggi della memoria. E quindi da questa cosa è venuto fuori questa pubblicazione che si chiama Vite spezzate. Poi potrei suggerirvi diverse pubblicazioni. Ovviamente quello poi va a seconda del gusto. Il suggerimento è di tenere d'occhio tutto il catalogo di Edizioni Underground, perché veramente hanno degli editori di livello. Ho due carissimi amici che pubblicano con Underground e uno presenterà domani qui a un'oasi di libri. Ed è Lorenzo Zucchi, che con Underground dovrebbe aver pubblicato 3 o 4 libri, e poi Rocco Carta, che tra l'altro ha scritto, c'è un suo racconto nel libro, e adesso deve uscire con una nuova pubblicazione, sempre con Underground, oppure anche altri libri di altri stand che sono presenti qui a un'oasi di libri, e mi viene da suggerirvi per esempio le pubblicazioni che fa People, con il quale noi abbiamo pubblicato appunto il libro Il motore siamo noi, che poi ha fatto nascere il film documentario, e tanti altri editori presenti sia qui a un'oasi di libri, ma ce ne sono insomma tanti di possibilità di lettura. Assolutamente. Beh, grazie mille. Grazie a te. Grazie a Radio Mast. Piacere. E qui Matteo Frigerio, chiudo. Ciao.